Ciao ragazzi, bentornati in Excel in pillole. Stasera nel video numero 8 parleremo di ore. Vedremo tutti i trucchetti, scorciatoi, vedremo alcune formule e vedremo anche la formattazione delle ore. Ok? Torniamo indietro, torniamo sopra, eccoci qua. Questo cancelliamo, eccoci qua. Andiamo alla formattazione generale, ok. Anche questo cancelliamo. Facciamo formattazione generale, ecco qua. Ok, dunque, allora partiamo subito con qualcosa di leggero. Iniziamo. Se io dovessi scrivere alt uguale, scusate, alt uguale, mi compare l'orario, è semplicissimo. Alt uguale, questo è un orario, diciamo, statico, che è sempre questo, cioè domani vedremo la stessa ora, anche tra 10 minuti. Se vogliamo qualcosa di più dinamico, scriviamo adesso, questa funzione adesso, che è una funzione molto corta e all'interno non c'è nessun argomento. Io schiaccio Ctrl Enter, vediamo che abbiamo la data e l'orario. L'orario è dinamico in quanto tra 10 minuti saranno 15:57 e domani avremo anche un'altra data. Per cui questo potrebbe servire nel momento in cui io devo fare una stampa con l'ultimo aggiornamento e mi compare sopra l'orario aggiornato, senza cambiarlo ogni volta. Ma parliamo di formattazioni. Allora, quando io faccio un orario, la cosa importante è che, ad esempio, facciamo che alle ore 21 e 25, la cosa importante è che io metto i due punti, ok? Facciamo 25 e schiaccio Ctrl Enter. Allora, come voi potete vedere qua, in questo orario qua, facciamo così. Qua sopra c'è scritto un orario, ma in realtà nella barra delle funzioni vediamo un altro orario, cioè la stessa ora, però con una formattazione diversa. Vediamo l'orario, vediamo i minuti e vediamo i secondi. Ok, ma in realtà qui vediamo solamente l'ora e i minuti. Ok, addirittura in alcuni sistemi operativi tipo Windows 7 non mi dà i due punti, anche se io ho digitato i due punti, ma mi torna solamente un punto. Ok, ma guardiamo il sistema americano. Se dovessi scrivere 9 e 25 spazio PM, che è in piccolo, schiaccio Enter e mi viene in grande. Qua sopra voi vedete che c'è scritto un orario, con la formattazione americana. Però se dovessi andare a vedere qua sopra, mi vedete che c'è scritto l'orario in formattazione europea, la chiamano anche formattazione militare, cioè l'orario di 21, due punti minuti, due punti i secondi, ok? Questa è una cosa da sapere, perché è stato stabilito che a seconda del sistema operativo, se sia di italiano piuttosto che americano o inglese, vengono applicate determinate regole di formattazione, ok? Queste sono state delle convenzioni internazionali che hanno stabilito che in base al sistema operativo ci deve essere la sua formattazione di base. E in questo caso qua la formattazione di base europea è questa che vedete qua sopra. Ok? Ma adesso vi vorrei parlare di un concetto di base, io l'ho scritto qua, concetto di base, molto importante per capire alcune cose. Allora, quando noi scriviamo un orario, ad esempio, supponiamo che dovessi scrivere le 6 di mattina, quando noi scriviamo un orario con i due punti, noi non stabiliamo solamente una formattazione, ma noi stabiliamo una regola ben precisa. E che ve la spiego. Cioè, se io dovessi scrivere 6,00, che differenza c'è tra questa e questa? La differenza è che questa qui non solo mi conta in centesimi e questa qua mi conta in sessantesima, ma questa qui, al di sotto di questa, diciamo, formattazione, c'è un altro numero, che non è un numero seriale come abbiamo visto nel video precedente che parlavamo delle date, ma è un numero è un numero decimale che è dato da una frazione di questo orario diviso 24 ore, ok? E ve lo faccio vedere perché. Se io dovessi fare, ad esempio, questa piccola formula che scrivo 6, che corrisponde a questo orario qua, diviso 24, faccio Ctrl Enter, mi viene 0,25. Questo 0,25 qua è quello che noi abbiamo qua sotto. Infatti, se io dovessi cambiare la formattazione, faccio Ctrl 1 e vado nella formattazione generale, voi vedete qua, vedo già nell'esempio che c'è scritto 0,25. Faccio clic, cioè praticamente voi dovete sapere che
Excel ha stabilito che dietro quella facciata che noi abbiamo visto abbiamo un altro numero, ma voi vi chiederete: ma perché mettiamo un altro numero? Quando questo numero qui potrebbe essere comodo, perché mettere questo numero qua? Questo numero qui è molto più comodo e molto più preciso nel momento in cui iniziamo a fare delle formule che poi andremo a vedere. E comunque il sistema è la regola di Excel è questa. Infatti, qui sotto, nella griglia che ho preparato, vediamo che sotto gli orari con questa formattazione corrispondono a dei numeri decimali, che non sono nient'altro che il numero diviso 24. Ad esempio, se alle ore 6:29, se io dovessi scrivere alle ore 6, 2 punti 35, vedremo un altro numero. Se anziché le 6, cioè le 6 che fa 0,25, abbiamo visto prima, anziché le 21,30, facciamo le 22,00, vediamo cosa ci torna. Ci torna 0,91. Mi raccomando, dovete sapere che ci torna sempre numeri decimali, ok? 0, bla 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 bla, sempre 0, un altro numero. Questo è un concetto base che ci permette di capire come lavora Excel e come noi poi andremo a impostare le nostre formule. Eccoci qua, andiamo subito adesso a vedere una formula. Ecco, supponiamo che un dipendente ha il suo orario di entrata ed esce alle ore 15, ok? Noi come prima cosa dobbiamo sapere qual è la porzione di orario. Ok, innanzitutto qui se io applico la formattazione generale, vedete che qui al di sotto abbiamo dei numeri decimali che sono appunto, come ho detto prima, le porzioni di diviso 24, ok? Ctrl Z. Se io dovessi sapere a che ora, quanti orario, quante ore fa, la prima cosa che devo sapere è la porzione d'orario. E per fare questo devo fare sempre, questa è una regola molto importante, l'orario di uscita, cioè l'orario più tardi, meno l'orario più presto, ok? Questo è fondamentale. Allora io faccio uguale questo meno questo. Schiaccio Ctrl Enter e mi dà 10,30. Ma chiaramente questa qui è una formattazione perché ci sono due punti. A questo punto devo applicare il formato generale e che mi dà la porzione del giorno, cioè mi dà 0,43. Ok? Però facciamo un passo indietro. Torniamo un attimino indietro. Ctrl Z, Ctrl Z. Se io dovessi fare una cosa molto importante, dovessi fare l'orario più piccolo, l'orario più presto meno l'orario più tardi. Sembra logico, però molti trascurano questa regola. Vediamo cosa mi esce. Mi escono tanti cancelletti. Questi cancelletti qua sono all'infinito, vuol dire che c'è un errore evidente. Questa è una regola molto importante. Devo fare sempre l'orario più grande meno l'orario più piccolo. Ok, faccio Ctrl Enter, qua mi dà la formattazione, ma io lo voglio, non voglio la formattazione, voglio la porzione del giorno. Per sapere effettivamente quante ore ho lavorato, faccio intanto che fare questo per 24. Ok, e qui ecco lo spunto per dire un'altra cosa, ma perché 24 lo scrivo dentro e non prendo come molte volte faccio dalle celle di input? Beh, 24 è come anche 12 mesi, 24 ore, 7 giorni settimanali, si può scrivere direttamente perché sono cose che non cambiano. Ok? Faccio Ctrl Enter e mi dà 10 ore e 50. Ok? E me l'ha messo, ecco qui c'è un'altra cosa da dire, se voi vedete bene, schiaccio Escape. Vedete che 10,5, perché 5 quando era 30? Allora qui me li conta in sessantesimi, qui invece me li conta in centesimi, dall'1 al 100. Questa è un'altra cosa importante che dobbiamo capire nel momento in cui sviluppiamo alcuni planning settimanali orari, è una nozione importante. Però chiaramente noi non facciamo mai questa operazione con due processi, noi normalmente facciamo solamente un'operazione. Allora in questo caso qua io faccio l'orario più vecchio, diciamo l'orario più tardi, meno l'orario più presto, di entrata, per 24. Ecco, non schiaccio Enter che mi verrebbe fuori un errore, perché voi vedete questa formula qua c'è un errore di base. Cioè praticamente l'operatore matematico meno è stato fatto prima dell'operatore matematico per. Questo Excel non l'accetta. E l'operatore matematico moltiplicativo e anche le divisioni devono stare sempre prima del meno e del più. Questo
ma in questo caso qua ci serviva prima, allora devo aprire parentesi e chiudo parentesi. Così, schiacciando invio, mi dà 10,50 €. Ma adesso guardiamo cosa succede nel momento in cui ho la pausa pranzo. Ecco, qui in basso abbiamo l'orario di entrata, l'orario di uscita, entrata e uscita. Sono circa 8 ore, sono 5 ore qui e no, scusate, facciamo 11:30, così facciamo 8 ore giuste. Ok, supponiamo che io volessi fare una formula, schiaccio l'orario di uscita, che è quello più tardi, meno l'orario di entrata, che è quello prima, più l'orario di uscita, meno l'orario di entrata, ok? Che è l'orario prima. Tutto questo, dato che mi restituisce sempre un numero decimale, che abbiamo visto prima nel concetto di base, devo fare per 24, ok? Se io do un invio, mi dà un errore, come vi ho spiegato prima. Allora, in questo caso qua, dobbiamo mettere sempre le parentesi nell'operazione matematica con i meno, con i più, e lasciando il moltiplicatore dopo. Faccio Ctrl, Enter e do un invio, e mi dà 8 ore. Effettivamente sono 8 ore. Però c'è qualcosa che non mi soddisfa. Innanzitutto, se io dovessi fare F9, ecco, se io faccio F9, vediamo quello che vi parlavo prima nel concetto di base, che sono i numeri decimali. Cioè, queste due cose qua mi restituiscono 0,104 bla 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 bla. Facciamo Ctrl Z, mentre la cella B37, B36, che vado a selezionare, vediamo cosa succede. Faccio F9 e mi restituisce 0, ok, io cosa succede? Facciamo Ctrl Z, io cosa succede? Che questi due numeri percentuali li vado a moltiplicare per 24, ok? Ancora meglio, una forma più diciamo più semplice è con il somma. Se io schiaccio somma, la somma non è che mi fa solamente la somma di un intervallo, ma mi dà anche la somma di più intervalli. In questo caso qua gli intervalli sono due, cioè l'entrata e l'uscita e l'entrata e l'uscita. Ok, facciamo così. L'orario di uscita più tardi meno l'orario di uscita, l'orario di entrata, punto e virgola, cioè vado a sommare con il secondo argomento, vado a sommare il secondo blocco, che sono l'orario di uscita della mattina meno l'orario di entrata della mattina, che è l'orario più presto. Io chiudo parentesi, faccio per 24 e mi dà la formula. Faccio Ctrl Enter. Chiaramente in questo caso qua mi è andata a prendere, diciamo, la formattazione dalle celle sopra, faccio un Ctrl 1, metto generale, applico la formattazione generale, schiaccio ok e vedete che mi ha dato 8 ore lavorate. Questo qui è dinamico perché nel momento in cui io anziché scrivere le 12 scrivo le 11, scusate, scrivo le 13 e 30, vedete che mi si aggiorna a 6 ore e mezzo, cioè è dinamico. Anche questo è importante, chiaramente dalle celle di input si può cambiare tutta la formula. Un'altra cosa importante che dobbiamo sapere è come dobbiamo comportarci quando noi abbiamo, ecco che andiamo qua giù in basso, quando noi andiamo un turno notturno. Allora, come vi ho insegnato sopra, vi ho sempre spiegato che l'orario più tardi deve essere sempre meno l'orario più presto. Vi ho anche detto che l'orario di entrata deve essere sempre meno dell'orario di uscita, però in questo caso qua, nel momento in cui abbiamo un orario notturno, se io dovessi fare l'orario di uscita meno l'orario di entrata, mi darebbe subito un errore. E facciamolo, facciamo questo meno l'orario di entrata, faccio invio e mi dai i cancelletti che vi ho spiegato prima, eh? Ctrl Z e Ctrl Z. Perché in questo caso qua l'orario di uscita è l'orario più piccolo. Invece noi dobbiamo fare sempre l'orario più grande meno l'orario più piccolo, ma in questo caso qua non si può fare. C'è una formula che ce lo permette, si chiama resto, eh? Ok, schiaccio resto, mi viene fuori il mio screen tip e mi dice, allora il primo argomento mi dice l'orario, anziché fare l'orario più presto, scusate, l'orario più tardi meno l'orario più presto, faccio l'orario di uscita meno l'orario di entrata. Faccio punto e virgola, questo vediamo cosa mi restituisce, vediamo cosa facciamo F9, mi restituisce meno, vedete che c'è meno 0,06. Allora,
per faccio CTRL Z, per far sì che questo diventa positivo, faccio punto e virgola e schiaccio 1, ok? Per trasformare i numeri negativi in positivi, nella forma devo mettere l'1. In questo caso qua, noi da qua sopra, possiamo vedere, facendo F9 che mi restituisce 0,033. Torniamo indietro, a questo punto io voglio sapere le ore effettive, faccio per 24, ok? Faccio CTRL Enter, mi dà la formattazione che è andata a prendere dalle celle superiori. Metto qui, schiaccio generale e mi dà 8 ore. Anche in questo caso qui è dinamica perché nel momento in cui dovessi scrivere che io finisco alle 6:45 mi dà 8:75. Ma perché 75? Perché questo qua me lo calcola in centesimi, perché sono le classiche ore industriali. Questo è un concetto, anche questo è importante. Un'altra cosa importante che dovete sapere è nel momento in cui io voglio arrotondare le ore. Adesso vi faccio vedere come si fa a arrotondare un orario, ok? In questo caso qua bisogna applicare la funzione arrotonda, ecco qua, vediamo subito la mia tendina, arrotonda difetto precisa. Arrotonda punto difetto precisa. Schiaccio tab, mi viene fuori lo screen tip. E come primo argomento mi chiede il numero, questo, meno appunto questo qui, e qua mi dà un numero. Vado al secondo argomento, che qua mi dice il secondo argomento è il peso. In questo caso qua voglio sapere quanti decimali devono passare, faccio virgolette 00 2.05 tra virgolette, chiusa parentesi, eccoci qua. E vediamo cosa mi restituisce questo, facciamo F9, vediamo cosa mi esce. Mi esce 0,25. Infatti io, se poi faccio per 24, faccio per 24, schiaccio Enter, mi dà 6 ore. Dalle 15 alle 21 sono passate 6 ore. La formula funziona, eh? Se cambiamo l'orario e qua mettiamo alle 15 e 01, vediamo cosa succede, rimane sempre 6. Ok, se facessi 15:07 mi rimane sempre 6 ore. Perfetto. La formula funziona. In ultimo, vi voglio fare vedere alcuni esempi di come noi trattiamo le ore. Ok? Qua in basso mi sono fatti questi esempi qua, stringiamo un pochettino, ecco qua. Vediamo alcuni trucchetti di come fare. Abbiamo sempre visto negli esempi precedenti, come farci restituire da Excel l'ora esatta tra 2 o più ore. Ma in questo caso vogliamo sapere, una volta che noi sappiamo quante ore ha fatto una persona, voglio sommare tutte le ore. Allora, molti di noi, mi capita spesso, anch'io nei miei file, uso molto i numeri normali, non formattati, ok? Cioè 11,5 più 15 più 16. Se io voglio sapere quando è il totale, metto la mia formula somma. O ancora, giusto per cambiare un pochettino, vado qua sopra in alto in questa iconcina, ci schiaccio sopra, scusate, ecco qua, schiaccio sopra, schiaccio invio e mi compare la formula. Allora, qua mi restituisce la somma di tutto questo intervallo qua, che è 85,5, ok? Questo qua è quello che accadrebbe normalmente quando uno scrive le ore in formato normale, ok? Senza il formato ore, ma con la virgola. Nel momento in cui io però, Excel mi ha sempre restituito con il formato delle ore, cioè con i 2 punti in mezzo, io per sapere la forma di questo qua, per sapere il risultato di tutte queste ore che sono uguali a queste, io cosa faccio? Ci sono due sistemi. Il primo sistema è che praticamente faccio comunque somma, scusate, uguale somma, tab, aperta parentesi, aperta parentesi, mi seleziono tutto l'intervallo che mi interessa, chiudo la parentesi e schiaccio invio. In questo caso qua mi dà 13,50, che è completamente diverso da questo numero. Allora qui, per ovviare a questo, c'è un piccolo trucchetto. Io faccio CTRL 1, apro sempre la mia finestra di dialogo del formato celle, vado su, anzi mi posiziono dove sono già posizionato, vado qua dove c'è scritto tipo, lo vedete? Ci apro la parentesi, vado prima della H, ecco qua, faccio
apro una parentesi quadra, CTRL ALT parentesi quadra, mi sposto di due posizioni, faccio ancora CTRL ALT, chiudo parentesi quadra, ok? Schiaccio ok. E voi vedete che mi ha dato l'orario effettivo di quante ore ho lavorato. Questo qua è un trucco fatto con la formattazione. Sappiate che comunque qui mi dà sempre 85,30, che vuol dire che sono i minuti industriali. Quando qui mi dava minuti, scusate, minuti in sessantesimi e qua i minuti in centesimi, cioè minuti industriali. Però per fare la stessa cosa di qua, ma con la formula, è semplicissimo, faccio uguale. Somma, seleziono il range, scusate il telefono, seleziono il range, a questo punto chiudo la parentesi, faccio CTRL invio e mi dà 13,30 ore. Cosa bisogna fare in questa cosa qua? Bisogna bisogna fare per 24, proprio perché qui sotto ci sono delle porzioni di numero, eh? Ricordate sempre che ci sono dei decimali sotto, non c'è il numero che vedete qua. Per 24 faccio CTRL invio, vado a dare la formattazione generale e mi dà 85,5. Ok, questi sono i tre esempi. Io personalmente mi piace più, a me piace usare molto questo, ma nel momento in cui voi vi arrivano questi dati qua, sapete come comportarvi, se usare la formattazione o usare la formula. Io personalmente uso sempre. Spero, mi auguro tanto che vi è piaciuto questo video e spero che continuate ancora a seguirmi e vi saluto e ci vediamo poi al video numero 9 e che parlerà di percentuali. Grazie e ciao.